Ciao, io sono Giovanni Aggiustatutto e su questo canale faccio video in cui realizzo progetti di elettronica di ogni tipo. Un po' di tempo fa una persona anziana mi ha chiesto di realizzare una suoneria aggiuntiva per il telefono, per sentire bene quando suona. A casa sua ci sono dei normali telefoni senza fili e la base di uno dei telefoni è collegata al router della fibra. La suoneria aggiuntiva andrà messa in un'altra stanza vicino alla TV e quindi anche quella deve essere wireless. Oltre a un suono molto forte, la suoneria deve anche avere dei LED per vedere subito quando c'è una chiamata. La parte difficile non sono il suono e i LED, ma è rilevare quando il telefono suona e comunicarlo via radio alla suoneria aggiuntiva. Una possibilità è decodificare la connessione radio dei telefoni stessi, ma non ho idea di come si potrebbe fare. Quindi ho pensato a un'altra soluzione, che dopo vediamo, che in realtà è molto semplice e che non richiede di fare modifiche ai telefoni. Ma ora iniziamo! La prima cosa che serve per questo progetto è creare una connessione wireless tra due dispositivi, di cui uno rileva quando il telefono suona e l'altro fa a sua volta suonare un buzzer. Per fare questo ci sono tantissime soluzioni e quella che ho scelto è forse la più economica. Infatti userò due schede ESP8266 che costano circa 2 euro l'una. Queste schede sono simili a un Arduino, ma hanno anche una connessione Wi-Fi e Bluetooth, ed è proprio il Wi-Fi che ci sarà molto utile. Infatti, l'azienda che produce questi chip, la Espressif, mette a disposizione la libreria ESP Now, che è un sistema di comunicazione Wi-Fi tra più dispositivi molto semplice da usare. Per fare un test, ho caricato su una scheda il codice per trasmettere i dati e sull'altra quello per riceverli. Alla scheda che trasmette ho collegato un pulsante, mentre a quella che riceve ho collegato due LED. Appena ho collegato l'alimentazione delle due schede, mi sono stupito della velocità con cui la connessione viene stabilita, e infatti il LED verde che indica che c'è connessione ha iniziato subito a lampeggiare. Poi, premendo il pulsante sul trasmettitore, si accende il LED rosso sul ricevitore, quindi la connessione funziona alla grande. Anche se per quello che faremo oggi la distanza tra le due schede sarà poca, ho comunque voluto vedere quale sia la distanza massima tra le due schede perché la connessione funzioni. Per fare la prova ho messo la scheda che trasmette alla fine di una strada e ho iniziato a camminare con il ricevitore in mano. La connessione ha iniziato a bloccarsi dopo circa 50 metri in uno spazio aperto, quindi all'interno con i muri prenderà molto meno. Probabilmente il raggio si può comunque aumentare usando delle schede con l'antenna esterna. Il passo successivo è capire come rilevare quando il telefono suona, per poi far suonare anche la suoneria aggiuntiva. Per farlo userò questo modulo per Arduino che ha sopra un microfono. Sui pin ci sono i collegamenti per l'alimentazione e un'uscita digitale che si attiva quando il rumore che sente il microfono è maggiore di una certa soglia che impostiamo con il potenziometro. Questo microfono sarà messo vicino alla base del telefono che ha al suo interno una suoneria. Una cosa simile l'ho fatta in uno scorso video per rilevare quando il campanello di casa viene suonato per ricevere una notifica sul telefono. Ho sostituito il pulsante del circuito di prima con il microfono. Dopo aver fatto alcuni aggiustamenti al codice sembra funzionare, perché quando il microfono sente un rumore fa accendere il LED sull'altra scheda, esattamente come faceva il pulsante. Ora che il circuito bene o male funziona, possiamo pensare a come renderlo più simile a un prodotto finito. Anche se sembra una semplice scatola, il design della suoneria ha richiesto molto tempo. Alla fine mi sono ispirato, per non dire che l'ho copiato, a un sensore di qualità dell'aria IKEA. Una volta fatto il disegno, ho stampato in 3D la scatola in cui mettere il circuito e il suo coperchio. Per chiudere il coperchio ho messo degli inserti filettati nella plastica, scaldandoli con il saldatore. La suoneria wireless avrà davanti 4 LED rossi per indicare quando il telefono suona, e uno verde per indicare che la connessione è attiva,
oltre a un buzzer molto potente sul retro. Per fare i collegamenti ho saldato la scheda ESP8266 su un pezzo di 1000 fori. Poi ho portato i pin per i LED e per il buzzer a dei connettori jumper sulla scheda, seguendo lo schema elettrico che trovate sotto in descrizione. Ho infilato i LED in un supporto stampato in 3D e ho saldato insieme tutti i negativi. Sul positivo di ogni LED ho messo una resistenza per limitare la corrente e dopo la resistenza ho collegato un pezzo di filo. Poi ho saldato il negativo comune e il positivo di ciascun LED ai contatti che ho messo prima sulla 1000 fori, che vanno ai pin dell'ESP. Il buzzer invece l'ho messo nel pannello dietro della suoneria, insieme a un interruttore per poterlo spegnere, lasciando quindi solo i LED come segnale. Dal buzzer vengono due fili per positivo e negativo, che ho collegato ai due pin rimasti sulla 1000 fori. Tra l'altro, mentre progettavo il circuito, ho misurato la corrente che consuma il buzzer, perché non volevo sovraccaricare i pin dell'ESP, e ho scoperto che per emettere un suono così potente il buzzer consuma meno di 1 mA, che è veramente pochissimo. Comunque, ora possiamo montare il circuito nella scatola. Per prima cosa ho montato il supporto dei LED con della colla a caldo. Poi ho incollato anche la scheda, mettendo sotto uno spessore per far allineare la porta USB con il foro sul coperchio. Ho chiuso il coperchio con dei bulloni M3 avvitati negli inserti filettati e possiamo dire che la suoneria è finita. A questo punto mi sono occupato della parte che rileva quando il telefono suona. La scatola esterna sarà uguale a quella della suoneria, ma dietro avrà un connettore per collegare il microfono e davanti avrà solo un LED per indicare quando viene rilevato un suono. Quindi ho saldato anche l'altro ESP8266 su una 1000 fori e da lì ho fatto i collegamenti per il connettore per il microfono e per il LED. Per collegare il microfono ho preparato un cavo con un connettore di IST da una parte e un connettore jumper dall'altra. Per alimentare la suoneria e la scheda a cui è collegato il microfono ho comprato due alimentatori USB da 1 A. Come ultima cosa ho adattato i due programmi del test di prima per controllare i LED e il buzzer e li ho caricati sulle due schede. E quindi sembra funzionare, e infatti se faccio un rumore vicino al microfono semplicemente toccandolo la suoneria si attiva e il buzzer è veramente forte. Adesso ci rimane solo da portare la suoneria nella sua destinazione finale. Qui ho fissato il microfono con del biadesivo alla base del telefono che è collegata al router, che ha al suo interno una suoneria. Il microfono è collegato alla scheda che trasmette i dati, che è di fianco al telefono. Invece la suoneria aggiuntiva è in un'altra stanza, collegata alla presa con il suo alimentatore USB. Proviamo a chiamare e appena il telefono suona si attiva anche la suoneria aggiuntiva, con il buzzer e i LED che lampeggiano. I LED sono molto utili perché la suoneria è stata messa vicino alla TV e quindi si vede subito quando il telefono suona. E quindi anche questo progetto è finito. E in descrizione trovate i file da stampare in 3D, il codice e gli schemi elettrici. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e se vi interessa l'elettronica fate un giro sul mio canale e magari iscrivetevi. Ciao e noi ci vediamo al prossimo video.